rubavano soldi e gioielli, arrestati dai carabinieri due nomadi padovani. Quattro casi in tutto il Veneto di persone colpite dal virus Zika, uno a Padova in via di guarigione, l'assessore regionale Coletto rassicura, nessun allarme. In 500 hanno sfilato ieri sera a Civea di Corezzola per sostenere il tabaccaio condannato per aver ucciso il ladro entrato nel suo negozio. Troppe analogie tra l'omicidio Stankovic e quello Forlani, la procura riapre il caso del 1989 che vedeva indagato sempre Renato Rossi. Una valigetta sospetta abbandonata nel reparto di ginecologia dell'ospedale di Padova, evacuati alcuni pazienti, parcheggio bloccato per 40 minuti. La Liga Veneta va al congresso domenica a Verona, prevista una partecipazione da record, da Re verso la segreteria e Bitonci presidente. Sopralluogo della regione nei luoghi colpiti dall'alluvione del 2010, Bottaccin, tante piccole opere che non si vedono ma rendono sicuro il nostro territorio. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura la cronaca, arrestati due senti che truffavano gli anziani. Si spacciavano per tecnici di società di luce e telefonie, con la scusa di controllare prese e contatori entravano nelle case degli anziani e li depredavano. In manette sono finiti due sinti, Roberto Cancelli e Franco Gabrielli. Il figlio, 22enne di quest'ultimo, è stato allontanato dalla provincia di Padova. Da febbraio a settembre del 2015 hanno imperversato spingendosi fino a Mestre e Mantova, passando per l'Alta Padovana nella zona tra Borgo Ricco e San Martino di Lupari. Ogni volta rubavano soldi e gioielli ai pensionati, ma anche a disabili che aprivano loro la porta. I due nomadi si vestivano con pettorine e caschetti protettivi per rendere ancora più credibile la loro farsa senza scrupoli. I carabinieri li hanno arrestati dopo lunghi pedinamenti, seguendoli negli spostamenti tra Terrassa Padovana e Montà, dove risiedono. Ora l'appello a chi in passato è stato vittima di truffe e raggiri. Invitiamo le persone a verificare, eventualmente anche individuando le fotografie che verranno trasmesse, eventuali altri colpi che possiamo contestare alla batteria. Il comandante della Legione Veneto invita gli anziani alla prudenza, diffidando da chi si spaccia per tecnici o addirittura per appartenenti alle forze dell'ordine. Quando suonano alla porta, meglio sempre verificare con una telefonata e numeri di emergenza prima di aprire. Io chiediamo agli anziani, e quando si presentano delle persone sconosciute che chiedono di poter accedere per poter ottenere documenti, ovvero fare dei controlli all'interno dell'abitazione, quello di chiamare il numero di emergenza 112 o anche 113, richiamando così l'attenzione delle forze dell'ordine. Erano quasi 500 ieri sera la manifestazione in solidarietà per il tabaccaio che uccise il ladro condannato in primo grado al Tribunale di Padova. A Civea di Corezzola la manifestazione ieri sera con i cori Franco Libero e appunto vedete le bandiere portate dagli esponenti del Movimento Indipendenza Veneta, che già sabato scorso si erano trovati proprio a Civea per fare una colletta per il tabaccaio condannato anche a risarcire la famiglia del ladro che ha ucciso. Al tema della legittima difesa è dedicato il quesito del TG Linea Aperta di questa settimana. Armarsi e sparare o subire in silenzio? Dite la vostra inviando un sms al numero che vedete in sovraimpressione o scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. Torniamo ora sul caso della scomparsa di Isabella Noventa. Si fittisce il mistero, emergono nuovi elementi sulla storia che la donna aveva con Freddy Sorgato. Un investigatore privato avrebbe pedinato Isabella Noventa due anni fa per ben due volte. Sarebbe stato Freddy Sorgato ad ingaggiare il professionista. Quali siano stati i motivi che lo hanno spinto a rivolgersi ad un investigatore, questo però è ancora un mistero. Nell'unica intervista rilasciata da Sorgato all'indomani della scomparsa di Isabella, il 45enne autotrasportatore dice che la relazione con la 55enne di Albignasego si era interrotta per una mancanza di fiducia nei confronti della fidanzata e per il suo carattere definito troppo umorale. Ancora poca chiarezza anche sulla vicenda della stalker. Per un periodo ha inviato continui messaggi e insulti e offese ad Isabella, messaggi scritti a mano, in un caso lasciati anche sul parabrezza dell'auto della donna scomparsa. L'unica indagata ha sempre negato. Intanto slittano le riprese dalle ricerche, le operazioni di scandaglio dei canali ad est della città nella zona compresa tra Noventa e Strad dovevano riprendere oggi. Invece non inizieranno prima della prossima settimana. Deve essere prima localizzata una zona precisa dove si concentreranno le immersioni dei sommozzatori e dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.
Molte analogie tra l'omicidio di Ezio Sankovic avvenuto lunedì sera a Piombino Dese e quello invece compiuto 27 anni fa a Villa del Bosco, una frazione di Correzzole. In quell'occasione fu indagato sempre Renato Rossi, 67enne, che oggi invece è arrestato per il delitto Sankovic. Ieri il giudice, tra le altre cose, ha convalidato il fermo. All'epoca invece gli inquirenti non riuscirono mai a trovare le prove sufficienti. Alla luce però di molti elementi in comune tra i due omicidi, il sostituto procuratore del Tribunale di Padova, Roberto Piccione, ha chiesto gli atti del delitto Forlani per poter riaprire il caso 27 anni dopo. Anche quella volta la vittima venne freddata con 3 colpi di pistola. Dall'inizio del 2016 sono stati 4 i casi di persone colpite dal virus Zika in Veneto, uno a Treviso, già la persona è già stata rimpatriata a casa, ma ci sarebbe un caso anche a Padova. Si tratta di un turista rientrato da un viaggio nel Centro America. Il paziente è in via di guarigione, nessun allarme, ha detto oggi l'assessore alla sanità Luca Coletto. L'ultimo caso invece è stato rilevato all'ospedale di Venezia. Sopralluoghi oggi invece dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin, che si è recato nei luoghi colpiti dall'alluvione del 2010. Per fronteggiare il rischio idrogeologico non bastano le grandi opere, serve anche un'ampia serie di piccoli interventi, a volte difficilmente visibili, che però contribuiscono in maniera decisiva a rendere più sicuro il territorio. Proprio questi piccoli e grandi interventi, che nel padovano mitigano il pericolo inondazioni, sono stati oggetto di un sopralluogo dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottacin. Il nodo di Padova è assolutamente uno dei nodi più complessi che abbiamo in Veneto, quindi l'attenzione è altissima. Oltre, questo per sottolineare, che oltre agli interventi, le vasche di laminazione, quindi gli interventi molto grandi che sono anche visibili e comunque impattanti dal punto di vista finanziario, ci sono tutti questi interventi minori che servono a garantire la sicurezza, ricalibrazione degli alvei, messa in sicurezza degli argini e lavori anche di manutenzione. Bottacin ha visitato tra l'altro l'impianto regolatore e scolmatore di Volta Barozzo per poi spostarsi al cantiere sul canale Roncaiette a Ponte San Nicolò. E prima di tutto siamo andati al Genio Civile, all'ex Genio Civile, per vedere la sala operativa e abbiamo visto tutto il sistema del nodo di Padova, appunto, poi c'è il nodo di Est, insomma stiamo facendo un po' un giro lungo le arginature, i lavori stanno andando avanti, vanno avanti appunto con le grandi opere e anche con le piccole opere. La Regione conferma il proprio impegno ad una vasta opera di messa in sicurezza del territorio, che però ha bisogno di un sostegno a livello nazionale. La priorità della Giunta regionale è quella di mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico il Veneto e per questo la Regione ha investito negli ultimi 5 anni 1 miliardo di euro e servono ancora 2 miliardi e 300 milioni circa per mettere in sicurezza totalmente il Veneto. Stiamo lavorando insieme al Ministero per cercare di portare a casa ulteriori risorse che sono fondamentali per queste opere. Nuovo ospedale, il senatore del Partito Democratico Santini contro la decisione di Padova Est. A mio avviso ancora una finta soluzione del problema, quindi il tema che rimane al centro è perché le istituzioni, cioè Regione e Comune, non riescono a sbloccare la situazione dell'ospedale. Questa di Padova Est non solo rischia di essere una soluzione che ha problemi proprio quantitativi e anche qualitativi, cioè le aree sono piccole, le aree sono ancora in parte in mano ai privati, le aree hanno bisogno di una modifica urbanistica che è un processo lungo per poter essere utilizzate, ma hanno anche problemi poi di natura, diciamo così, ancora contrattuale. È ancora aperto con la Regione il contratto del project financing precedente e non è detto che si risolva, come dice la Regione, in maniera molto leggera in una settimana attraverso, diciamo, un accordo tra avvocati. Le cose sono molto più complesse, quindi noi diciamo ancora si pasticcia, il problema dell'ospedale deve essere risolto rapidamente con soluzioni credibili e realizzabili. Di questo dovranno rispondere Zaia e Bitonci. E a proposito di ospedale, allarme bomba questa mattina verso le 10.30 nel reparto di ostetricia e ginecologia, dove è stata trovata una valigetta sospetta abbandonata tra le sedie di un corridoio. Alcuni pazienti sono stati evacuati mentre la valigetta veniva portata in un luogo esterno e sicuro. Il traffico del parcheggio è rimasto bloccato per una quarantina di minuti fino a quando la valigetta è stata aperta all'interno. Come vedete c'era un macchinario per la misurazione dell'ossigeno nelle sale operatorie che era stato dimenticato poco prima da un tecnico. Domenica a Verona il congresso della Lega Nord del Veneto per eleggere il nuovo segretario.
706 delegati, nei congressi federali ci si ferma a 500 e 84 pullman in partenza da tutto il Veneto. Il record precedente era di 43 per un raduno a Pontida. Il congresso nazionale della Liga Veneta Lega Nord Padania di domenica, in fiera a Verona, si annuncia come il più partecipato nella storia del movimento, chiamato a ricambiare i vertici a partire dal nuovo segretario. Ne abbiamo un unico candidato a segretario nazionale, il Gian Antonio Da Re, quindi quando auspicavamo nei vari congressi provinciali di avere un'unica candidatura sia nei congressi provinciali che nel congresso nazionale, questo si è avverato, questo dà il segno dell'unità del movimento. Il 2015 non è stato un anno facile per la Lega, che ha dovuto affrontare anche una scissione interna, difficoltà lasciate alle spalle. A maggio la vittoria nelle elezioni regionali e negli ultimi 12 mesi il tesseramento è passato da 6.315 a 9.418 soci, numeri che assieme a quelli della partecipazione al congresso di Verona testimoniano un ritorno a quella vocazione popolare che, sostiene Dozzo, si era affievolita negli ultimi anni e che viceversa sarà rafforzata con la nuova segreteria. Si ritornerà a quello che è sempre stata la Liga Veneta, un movimento di popolo, un movimento dove contano anche la meritocrazia. Prima si era formato un movimento parallelo, adesso tutto questo non c'è più. Una Lega aperta ai cittadini, le porte del partito sono spalancate, proclamano i segretari provinciali, con l'eccezione di chi al momento della scissione ha scelto un'altra strada. Noi riteniamo che chi ha tradito il movimento non abbia, insomma, più ragione di rientrarvi, perché chi ha tradito una volta, come si dice, no? Tradirà ancora. Il congresso dovrà eleggere anche il nuovo Consiglio nazionale del Veneto. 25 candidati sono in lizza per 10 posti. Sarà nominato anche il nuovo presidente del partito, carica che secondo indiscrezioni potrebbe essere ricoperta dal sindaco di Padova Massimo Bitonci. Fondo Sociale Europeo 2016, un bando da 3 milioni di euro per l'innovazione e la ricerca in azienda. Questo fondo sarà importantissimo per continuare ad innovare. Le nostre aziende da sole fanno già uno sforzo straordinario, hanno nella loro testa l'idea, però deve essere realizzata, deve essere accompagnata, e credo che questa forma di alta formazione sarà quella che permetterà alle imprese di continuare a crescere, di continuare a guardare i mercati stranieri. Un fondo europeo da 3 milioni di euro per finanziare la ricerca a sostegno dell'innovazione in azienda. All'Aula Magna del Bo, politica, imprese e università stringono un patto per sviluppare un aspetto strategico per lo sviluppo futuro della nostra economia e la creazione di nuovi posti di lavoro. Un processo nel quale la Regione Veneto è impegnata tra l'altro nel ruolo di collegamento e coordinamento tra università e imprese. Il magnifico rettore, il professor Rizzuto, è stato tutt'altro che superficiale, ha voluto andare a toccare punti importanti. Il primo, che l'università si rapporta con il territorio, quindi con le aziende, con il mondo del lavoro. Il secondo, che università e istituzioni devono collaborare insieme. La regione deve dare l'orizzonte, l'università, la ricerca, e il mondo dell'impresa deve sapere dove vuole andare. In un quadro economico e in un contesto sociale in perenne cambiamento, ricerca e innovazione diventano componenti fondamentali nell'accompagnare e incrementare la ripresa. In questo senso il Fondo Sociale Europeo 2016 offre un'opportunità preziosa. I precedenti sono incoraggianti e segnano che la strada intrapresa è quella giusta. Abbiamo avuto grandi risultati e contiamo che anche questa volta il sistema di competere delle aziende crescerà. Ed ora le previsioni del tempo per il fine settimana. Prevediamo quindi per domani, un po' su tutto il nostro territorio, ancora cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, ancora temperature miti, poi da domenica, già nelle prime ore del mattino, avremo un peggioramento anche veloce della situazione, quindi con precipitazioni che man mano si diffonderanno e che saranno estese e quindi anche abbondanti. Questo per tutta la giornata di domenica, poi per lunedì inizialmente ancora un po' di instabilità e poi c'è un miglioramento, però diciamo subito che per meno 10 giorni avremo un tipo di tempo variabili, a tratti perturbato. Questo è un bene perché la pioggia serve, ma soprattutto questo movimento di massa d'aria impedisce l'accumulo di materiali inquinanti, quindi non dovremo più sentire parlare per i prossimi giorni di emergenza e inquinamento. Ed ora le anticipazioni della puntata di Agricoltura Veneta.
Sì, buonasera a tutti. La puntata di domani, domenica, di Agricoltura Veneta sarà dedicata al fagiolo di Lamona. Perché? Perché siamo nell'anno internazionale delle luminose e il fagiolo di Lamona è il legume per eccellenza. Come vanno questi fagioli? Bene, sta andando bene, la quantità sta aumentando, la superficie anche, e quindi siamo contenti. Adesso c'è una brutta stagione però. Sì, alte temperature di luglio e quindi perdita del 30-40% del prodotto. Mediamente qual è la produzione? E 160 quintali di prodotto certificato. Molto caro questo fagiolo. Certo, il prossimo anno lo aumentiamo di più. Quanto verrà al chilo? 20 euro minimo al chilo. Le caratteristiche di questo fagiolo? Le caratteristiche sono caratteristiche innanzitutto superiori dal punto di vista organolettico e poi anche dal punto di vista nutrizionale. Ci sposteremo quindi negli orti di Chioggia con la CIA di Venezia per parlarvi del radicchio tondo che sta vivendo un momento piuttosto difficile e poi faremo un bilancio dell'agricoltura veneta, come è andata nello scorso anno, e poi tante tante notizie. Appuntamento a domani domenica con Agricoltura Veneta. Buona serata a tutti. E questa sera non perdetevi l'appuntamento con Focus a partire dalle 21.05. Il ragazzo friulano ucciso e torturato in Egitto e l'emergenza migranti al centro della discussione. Ospiti questa sera del direttore Luigi Bacialli ci saranno Roberto Caona, Erika Stefani, Mario Dalla Torre, Antonio Bressa, Federico Dell'Inca, Domenico Presti, Antonella Tocchetto. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.